Tra poco il programma pomeridiano che riaprirà l'inseguimento all'Empoli capolista di B, impegnato a tenere a distanza tutte le rivali. I toscani cercheranno di farlo anche oggi sul difficile terreno del Pescara, dunque sarà proprio questo il campo principale di tutto il calcio, minuto per minuto, lo stadio Adriatico per Pescara-Empoli. Sentiamo Antonio Monaco. L'Empoli alla ricerca del successo per allungare in classifica e credere ancora di più nella promozione diretta. Il Pescara in B reduce da 3 partite, 2 sconfitte, 1 solo pareggio ad Avellino con Massimo Epifani in panchina al posto di Zeman, invece chiede i 3 punti per alimentare una classifica che non risponde alle aspettative della vigilia del campionato. Le formazioni delle squadre, il Pescara in campo con il 3-5-2, Fiorillo tra i pali, Fornasier, Coda e Perrotta nel pacchetto arretrato, Balzano e Crescenzi esterni di centrocampo, Koulibaly, Brugman e Machin in piena mediana, davanti Mancuso e Pettinari. La risposta dell'Empoli affidata a Aurelio Andreazioli, che ha disegnato un 4-3-1-2, Gabriel tra i pali, la linea di Lorenzo, Maietta, Luperto e Pasquale, i 3 mediani Benaser, Castagnetti e Krunic, il trequartista Traoré, le punte Donnarumma e Caputo, dirige Piccinini di Forlì allo stadio Adriatico, minimo stagionale di paganti al momento, non si arriva a 1000 spettatori. Linea allo studio. Provercelli, Avellino, attenzione, Corsini è passato in vantaggio, l'Empoli a Pescara con Donnarumma al 18esimo, Pescara 0 Empoli 1, a te la linea. Pescara Empoli. E dunque è passato in vantaggio l'Empoli a Pescara, la formazione ospite aveva preso possesso campo almeno 20 metri rispetto a come era iniziata la partita, si era messa la squadra di Andreazzoli stabilmente nella metà campo del Pescara, qualche buona opportunità e poi il gol che vi andiamo a raccontare, un suggerimento al centro dell'area, forse un po' troppo lenta la difesa degli abruzzesi con Fornasier, Code e Perrotta che sono rimasti di fatto a guardare, Caputo ha preso palla all'altezza del secondo palo, suggerimento al centro tutto solo, non ha potuto far altro che spingere il pallone in porta per il vantaggio dell'Empoli. È chiaro che a questo punto cambiano i motivi tattici del match, con il Pescara che sarà costretto ad attaccare alla ricerca del pari e l'Empoli ad agire in contropiede. Siamo al 20esimo, ricordiamo che l'Empoli è passato in vantaggio allo stadio Adriatico, l'ha fatto con un gol di Donnarumma al 18esimo. Terni. Pescara-Empoli. È il 23esimo allo stadio Adriatico, ricordiamo che l'Empoli è in vantaggio per 1-0 sul Pescara grazie al gol messo a segno da Donnarumma al 18esimo e che è ancora la formazione ospite ad attaccare, il Pescara sembra irretito da questa fitta ragnatela a centrocampo, attenzione, un pallone al centro dell'area e ancora Donnarumma per Caputo, gran tiro a volo che va a sfiorare il montante alla sinistra del portiere Fiorillo. Buono l'Empoli in questa fase, si attende la reazione del Pescara. Pescara-Empoli. È il 33esimo, occasione per il Pescara, suo primo affondo dalle parti di Gabriel, l'incertezza proprio del portiere su un traversone da parte di Crescenzi, il pallone è terminato sul secondo palo a Koulibaly che ha calciato subito, il pallone si è stampato sul palo, poi è stato bravo Gabriel a recuperare il pallone in 2 tempi, prima opportunità per il Pescara, poteva essere il punto del pari, non è stato così, attenzione però il Pescara adesso, un erroraccio del difensore dell'Empoli, il Pescara che viene in avanti all'interno dell'area di rigore, calcio di rigore, Mancuso che viene atterrato dal portiere Gabriel che viene ammonito e dunque calcio di rigore per il Pescara, atterrato Mancuso, erroraccio dell'Empoli, un pallone gettato all'indietro, subito il contropiede della formazione abruzzese, è uscito il portiere che non ha potuto far altro che intervenire su Mancuso, lo ha atterrato, giallo per lui, adesso vedremo chi andrà dagli 11 metri a battere il calcio di rigore, Pettinari sul punto di battuta, teniamo la linea prima di andare a Terni, vi raccontiamo in diretta, dunque calcio di rigore per il Pescara, erroraccio dell'Empoli, ha approfittato Mancuso che si è involato verso Gabriel, lo ha superato, poi Gabriel lo ha atterrato, giallo per lui e calcio di rigore, comandato il tiro dagli 11 metri da Piccinini di Forlì che non ha avuto dubbi, il portiere ha provato a dire qualcosa all'arbitro, l'arbitro ha detto no, assolutamente è calcio di rigore, Pettinari sul punto di battuta, l'arbitro dice ai giocatori che non possono entrare all'interno dei 16 metri, fa rettificare la distanza, il fischio dell'arbitro, parte Pettinari, il tiro, la grandissima parata di Gabriel a salvare porta e punteggio fin qui maturato,
errore anche da parte di Pettinari che ha mandato il pallone sul secondo palo. Lento il tiro, ma ottimo l'intervento di Gabriel che di fatto va a salvare l'errore del compagno. Se non andiamo in radio di Traoré che aveva mandato la sfera lì dietro, ma anche il fallo che lui aveva commesso sul l'attaccante Mancuso, e di fatto va a neutralizzare il calcio di rigore. Siamo giunti allo stadio Adriatico esattamente al 41esimo. Ricordiamo che il Pescara è sotto di un gol, conduce l'Empoli per 1-0, che qualche istante fa ha sbagliato un calcio di rigore. La linea Materni. Pescara-Empoli. A Pescara il quinto minuto di gioco nel corso del secondo tempo, sempre l'Empoli in vantaggio per 1-0. Qualche istante fa altra opportunità per la squadra ospite, atterrato Bernaserra ai 20 metri, posizione centrale rispetto alla linea di battuta del calcio di rigore. Si è incaricato della battuta Pasquale, che ha girato la barriera, sei uomini aveva chiamato Fiorillo, la sfera ha girato la barriera ma è terminata fuori di un niente, proprio all'altezza dell'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. È il 17esimo, l'Empoli viene in avanti alla ricerca del gol della tranquillità. Il Pescara anche in questo inizio di ripresa è praticamente inesistente, si è fatta vedere una sola volta dalle parti di Gabriel. Attacca invece molto la formazione ospite, che qualche istante fa è andata vicino al raddoppio con Caputo, un traversone dalla corsia di sinistra, se non andiamo errati, di Pasquale, e Caputo ha sfiorato soltanto davanti a Fiorillo, che comunque è riuscito a mandare il pallone in angolo salvando la sua porta. Adesso il Pescara con Koulibaly, appoggiato un pallone per Balzano sulla corsia di destra, si fa vedere Bonino al centro, parte il cross, attenzione, il tiro letteralmente a porta spalancata e getta alle ortiche il gol del pari. Brugman, incredibile occasione questa per il Pescara per giungere al pari, il pallone crossato al centro che è rimasto lì all'altezza proprio del dischetto del rigore, un tiro in movimento, ha caricato il destro potentissimo con il pallone che è terminato in curva. Siamo esattamente al minuto 28, ricordiamo, Pescara 0 Empoli 1 Terni. A Pescara un minuto e mezzo al termine dei 4 di recupero assegnati dall'arbitro, ricordiamo Piccinini di Forlì. Il Pescara naturalmente attacca a testa bassa alla ricerca delle pari, commette fallo però Koulibaly a centrocampo, dunque ci sarà un calcio di punizione per l'Empoli che può respirare nell'intento di rubare il pallone, se non andiamo errati a Caputo, sì è lui che è rimasto a terra, Koulibaly ha commesso fallo e dunque l'arbitro ha comandato il calcio di punizione per l'Empoli. Un minuto Corsini al termine del match, ricordiamo Empoli 0 Pescara 1 Terni. Anche a Cremona ultimi 60 secondi. Cambio di campo, al cambio di campo Dotto, chiediamo scusa, è terminata la partita allo stadio Adriatico di Pescara. Ha vinto l'Empoli per 1-0, il gol lo ha realizzato al 18esimo del primo tempo Donnarumma. Empoli sempre più solo in vetta e il Pescara deve guardarsi dai play-out. A te la linea.